E ci troviamo a Carmagnola, 20 km da Torino e a 50 da Cuneo, un luogo nevralgico e bellissimo da visitare. Noi scopriremo le sue bellezze partendo dal suo centro storico e passando per una delle sue eccellenze, il peperone di Carmagnola. E allora insieme non vedo l'ora di fare questo viaggio con voi. Andiamo! Allora, per scoprire Carmagnola incontriamo Ilaria Curletti, archivista comunale davanti a Palazzo Lomellini. Ben trovata. Benvenuti a Carmagnola. Sì, ci troviamo, come hai detto, davanti all'ingresso di Palazzo Lomellini. Era l'antica sede della famiglia Lomellini, originaria probabilmente di Genova e che si trasferisce a Carmagnola nel XVI secolo. Il palazzo venne donato nel 1717 alla Congregazione San Paolo, che lo donò poi alla Congregazione di Carità. Come potete vedere sul portone ci sono ancora le effigi. Dopo questa breve introduzione, questo incontro, sì, per cui siamo molto felici, noi iniziamo proprio dalla piazza principale, no, sì, di Carmagnola. Allora magari andiamo insieme. Andiamo in piazza, andiamo, sì, insieme. Qui ci troviamo nella parte absidale della chiesa di Sant'Agostino. La nostra, come potete vedere, meravigliosa abside della chiesa agostiniana, costruita a partire dai primi anni del 400 e aperta al culto nel 1437. Campeggia il maestoso campanile nel quale è custodita ancora l'antica campana, che era quella che chiamava a raccolta la cittadinanza della carmagnolese negli eventi più importanti. All'interno si trova un coro meraviglioso costruito nel 1457 e ancora abbellito circa 100 anni dopo, e ancora visibile il pulpito e l'organo, uno dei più antichi del Piemonte, che risale ai primi anni del 500. Nella chiesa, all'interno, sulla navata destra, è anche presente la più antica cappella di proprietà comunale, quella dedicata a San Sebastiano, che insieme all'Immacolata e a San Rocco sono i santi protettori della città di Carmagnola. La chiesa aveva anche un importante convento nel quale sono stati i frati agostiniani fino alla soppressione degli ordini monastici. Questo è soltanto, come avete sentito, il primo biglietto da visita, certo, che abbiamo voluto raccontare quando si visita Carmagnola, ma ci sono molte altre cose, noi cercheremo di, sì, condensarle, da vedere. Io direi, sì, di andare con la prossima tappa che ci porta a vedere la Casa delle Meridiane. La Casa delle Meridiane è un posto meraviglioso che stiamo per vedere. Andiamo insieme. Ed eccoci qua allora alle nostre spalle la Casa delle Meridiane, una, sì, meraviglia che merita di essere raccontata. Sì, come dicevamo, la Casa delle Meridiane è una casa appartenuta alla famiglia Cavassa, una delle famiglie più antiche originarie di Carmagnola. Questa casa è una casa cinquecentesca, affrescata nella parte superiore con un ciclo di affreschi di inizio Cinquecento e la parte centrale di metà del Cinquecento. Sappiamo che la parte centrale è stata affrescata da un pittore chierese nel 1557. Come potete vedere, è detta Casa delle Meridiane perché furono affrescate nei secoli successivi delle meridiane con i quadranti solari. Oggi una casa come questa che utilizzo ha? È una casa privata in questo momento.
casa privata. Probabilmente fu utilizzata nel Cinquecento come sede del comune, fino a quando poi non venne comprato il palazzo, sempre appartenente alla famiglia Cavassa, che ospitò il palazzo comunale fino al 1924, e questo ci viene testimoniato dall'affresco ancora in facciata che riporta l'arma della città di Carmagnola. Allora, da quell'affresco, visto che abbiamo nominato il comune, andiamo verso il comune. Andiamo. Allora, avviciniamoci all'ingresso di Palazzo Comunale, che è così il nostro viaggio. Il nostro viaggio, abbiamo detto che fino al 1924 è stato il Palazzo della Biblioteca, la sede del Comune, dal 1924 a oggi è sede degli uffici, il antico castello, quello che fu costruito e voluto da Manfredo, Marchese di Saluzzo. Nel corso dei secoli il nostro castello ha subito diverse modifiche, distruzioni, ricostruzioni, e nel 1700 viene venduto ai padri dell'oratorio di San Filippo, che costruiscono questa meravigliosa chiesa che poi andremo a vedere. Viene eretta a partire dal 1745 e aperta al culto negli anni 50 del Settecento. All'interno conserva ancora delle meravigliose opere, molte delle quali di Ignazio Fessina, che era un oratoriano ma anche un bravissimo pittore. E questo giro per Carmagnola, siamo arrivati davanti alla chiesa di San Filippo. E raccontiamola questa, perché è adiacente al comune che abbiamo appena visto e raccontato, ma anche San Filippo merita un racconto. Sì. Allora, la chiesa di San Filippo fu aperta al culto nel 1745 e apparteneva all'ordine oratoriano di San Filippo. E venne il sito sul quale è costruita questa chiesa, faceva parte del castello, fino a quando appunto all'inizio del Settecento viene comprato dai filippini, che fecero costruire questa bellissima, importantissima chiesa, e fecero del palazzo, quello che attualmente è il palazzo comunale, la sede del loro oratorio. All'interno si conservano moltissime opere d'arte, tra cui alcune quelle del padre Ignazio Fassina, padre oratoriano e importante pittore. Ora dove andiamo? Ora andiamo alla Chiesa della Misericordia, la Confraternita della Misericordia, con la sua bellissima chiesa di San Giovanni Decollato. E andiamo. Qual è la caratteristica degli abitanti di Carmagnola, se ce n'è una? La generosità, la simpatia, e poi sono persone molto accoglienti. Ah, ok, vediamo, abbiamo prova di questa accoglienza, assolutamente, sì. In questo centro storico bellissimo che stiamo percorrendo. Dove stiamo andando adesso? Stiamo andando alla Chiesa della Misericordia, la Chiesa di San Giovanni Decollato, che è appunto la sede della Confraternita della Misericordia dei Battuti Neri, che attualmente è ancora in sua attività, una confraternita laica che venne fondata alla fine del Cinquecento per dare così aiuto e supporto ai condannati a morte. Una delle particolarità di questo luogo la vediamo proprio già nel suo portone d'ingresso, perché cosa c'è? C'è l'effigie con la testa del Battista, infatti la chiesa è dedicata a San Giovanni Decollato. Sappiamo che il Battista fu decapitato. Questi, come altri luoghi storici di Carmagnola, ospita delle mostre, insomma c'è cultura. Non sono in disuso. Ecco. No, la Confraternita della Misericordia è molto attiva e bisogna riconoscere un'attenzione particolare alla promozione della città e della cultura. Quindi dobbiamo essere tutti grati alla Confraternita, alla sua rettrice e al vicerettore, che portano avanti con grande entusiasmo l'attività culturale della città. Di cultura, enogastronomia, storia, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti.
prossima tappa nostra? Collegiata, e vediamo anche la casa Cavassa, la prima casa Cavassa costruita finire degli anni 30 del 400. Una delle particolarità di questa casa sono quegli affreschi sopra di noi. Gli affreschi con gli elefanti che ricordano la venuta del Duca di Neversa a Carmagnola nella metà del Cinquecento e sono affrescati su questa casa che è la casa della famiglia Cavassa, ramo Carmagnola. Il capostipite Enrico, che probabilmente era un ricco mercante, fece costruire questa magnifica casa nel 1438. In archivio storico si conservano negli ordinati i documenti che attestano la costruzione di questa casa che Enrico aveva chiesto al comune di poter edificare. Cosa hanno appeso lassù? I peperoni. Immancabili. Sì. E io vedo, mi giro soltanto e da una meraviglia tira l'altra qua a Carmagnola, vedo la collegiata. La collegiata. Senza muovermi troppo, il mio sguardo si era perso un istante, trovo un'altra meraviglia. Andiamo subito a vederla allora. Sono rapito dalla nostra collegiata. Sì. Nel 1492 viene fondata, viene posata la prima pietra e la nostra collegiata è stata aperta al culto, l'altare è stato benedetto nel 1514. E la facciata logicamente non è più quella originale e venne rifatta alla fine dell'Ottocento. All'interno della collegiata si trova tra tantissime cose preziose, opere d'arte importantissime per la storia della città di Carmagnola, la cappella dedicata all'Immacolata, che come è noto è la nostra patrona, perché in occasione della pestilenza del 1522 liberò la città dalla pestilenza. Il voto venne rinnovato nel 1630 in occasione della seconda ondata di peste, la famosa peste manzoniana. La città di Carmagnola ha rinnovato e continua a rinnovare la propria devozione all'Immacolata e proprio ancora in occasione del Covid nel 2020 il sindaco a nome della città ha chiesto la protezione come da secoli avviene. Quindi speriamo sia arrivata. Non dico liberamente, ma raccontare il territorio e girare. Significa che qualcosa insomma sta migliorando. Noi dalla collegiata abbiamo ancora un'ultima tappa. Sì, abbiamo parlato di peste, io andrei a vedere la chiesa di San Rocco. Andiamo. Come abbiamo detto, Confraternita di San Rocco merita, diciamo così, l'ultimo passaggio, ma non ultimo. Non ultimo, sì. Questa è la chiesa della Confraternita di San Rocco che venne costruita nel 600 su disegno di Lanfranchi. La Confraternita di San Rocco venne fondata in occasione della pestilenza del 1630. La chiesa però venne aperta e cominciata a costruire solo nel 1668. Attualmente è di proprietà della parrocchia collegiata e all'interno ospita spesso delle importanti mostre. Allora, idealmente il nostro viaggio conclude la sua tappa così nel centro di Carmagnola, qua dove era cominciata, sì, no? Esatto. Uno di questi portoni che porta dentro Palazzo Lomellini. Dicevamo di Carmagnola, abbiamo visto alcune bellezze del suo centro storico, però Carmagnola è un territorio davvero esteso. Sì, sì, è un territorio grandissimo e che merita di essere visitato, Carmagnola con tutti i suoi borghi, un'estensione davvero importante. Noi speriamo insomma di aver raccontato un pochettino, un po' di bellezze insomma da venire a scoprire. Grazie per questo viaggio. Grazie a voi. E invitiamo anche le persone a... Sì, allora invito tutti i telespettatori a venire a Carmagnola e non solo in occasione della Fiera del Peperone, che merita davvero di essere conosciuta, ma anche per visitare le nostre bellezze. Grazie a tutti. E noi idealmente adesso... Dopo una breve pausa andiamo a vivere la 72esima Fiera Nazionale del Peperone. State con noi.
Ed eccoci qua con 972 grammi di bontà, quasi un chilo. Questo è il re di questa manifestazione, è il peperone. Allora, questa 72esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone, noi andiamo a scoprirla in questo viaggio che io non vedo l'ora di raccontarvi. Andiamo. Lei è il direttore, 72esima edizione, 72esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone. Io ho cominciato a occuparmi di fiera nell'82-83. Ecco, nell'82-83 pensava che potesse arrivare? Assolutamente no, allora ero l'ultimo arrivato, davo una mano a chi organizzava la fiera, spostando le sedie e facendo le cose minime. Adesso è dal 2005-2006 che faccio questa cosa. Che cos'è oggi la Fiera Nazionale del Peperone? Un evento, un mondo di trovare delle emozioni. Quello che noi stiamo cercando di fare non è tanto far vedere il peperone, anche perché è questo, ma far provare delle emozioni sull'assaggio, sul mangiare, sul vivere dentro la fiera. Questo per noi è importante. Ecco, una grande bella fiera, quindi cominciamo poi a fare il bilancio, no? E cosa vuol dire però oggi raccontare il peperone? Abbiamo visto anche insomma, che ci sono tanti tipi di peperoni, però oggi cosa vuol dire vivere di questa attività? Raccontare il peperone vuol dire organizzare una piazza solo per il racconto, che è questa qua. Il peperone va sempre di moda. Certo, il peperone è il nostro cavallo di battaglia, è ideale per la cottura al forno, quindi anche in agrodolce, piuttosto che peperonata arrostito. Possiamo aggiungere guardando al futuro? Il futuro vorremmo mettere un int davanti al nazionale, ci stiamo provando, quest'anno avevamo ospite una comunità spagnola con la paella, e stiamo provando, adesso stiamo trattando con la Svizzera, ma noi non disdegniamo di avere questo int davanti. L'obiettivo è far diventare la fiera internazionale. L'obiettivo è far diventare la fiera internazionale e far parlare sempre di più della fiera. Che cos'è la Fiera Nazionale del Peperone per un carmagnolese? È l'evento annuale che tutti aspettiamo per vederci, per goderci la nostra città, perché effettivamente è un momento proprio dove possiamo incontrare tutti, innanzitutto gli agricoltori, quindi riassaporare un attimo quello che sono le specialità del nostro territorio e poi appunto rivederci, festeggiare, stare in compagnia. E allora non potevamo che passare da un produttore di peperoni, da chi quei peperoni ci vive, li ama, li coltiva, e quindi ci può raccontare anche che annata è stata, ma in generale come sta la produzione di peperoni. Devo dire che quest'anno è un'ottima annata come produzione di peperoni, infatti basta guardare questa pezzatura, è una cosa fantastica, perché l'andamento climatico stagionale, quindi un'estate non eccessivamente calda, quindi le piante non sono date sotto stress, abbiamo della produzione eccezionale, sia dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista organolettico. Quest'anno hanno un sapore incredibile, sono buonissimi, e quindi invito proprio tutti a assaggiare il peperone di Carmagnola. Ecco, nell'assaggiare il peperone di Carmagnola io vorrei prendere proprio questi peperoni e andando in ordine, no? Perché ci sono vari tipi di peperoni. Le quattro antiche varietà del peperone di Carmagnola sono le antiche varietà. Possiamo partire da forse il più antico. Già mio nonno negli anni 50, dal dopoguerra, quando ho iniziato a coltivare peperoni, noi coltivavamo peperoni da tre generazioni, hanno incominciato a coltivare questo qua. Pensa che venivano, noi abitiamo a 2 chilometri di qua, venivano da Borgo San Bernardo al mercato Carmagnola con la cariola a mano a vendere questo peperone. Questo qua è il Tumaticot. Ah, il Tumaticot. È il Tumaticot.
l'entrecôte, forse per questa forma pomodoro. È un peperone polpa molto spessa, pelle molto dura, adesso è stato rivisitato un po', si usa per le peperonate, va benissimo anche crudo. Comunque tantissimi ancora lo usano per metterlo sotto le vinacce nel periodo della vendemmia, piantiamo molto tardi per averlo ottobre-novembre, o sotto aceto, è un peperone eccezionale. Dal tumaticotti io passerei subito immediatamente al quadrato di Carmagnola, uno a mio avviso dei più belli, anche per il colore, le sue sinuosità. Questo è il quadrato di Carmagnola. Questo qua è ideale da mangiare crudo. Io lo consiglio a tutti perché ha una pelle finissima ed è digeribilissimo. Facciamolo vedere, posso farlo bellissimo, vedere? Certo. Guarda, che meraviglia, questo è il quadrato. Anche se qua ha 5 punte, può essere 3, 4, 5 punte. A chi tocca? Tocca al trottola. Questa è la tipologia trottola. Viene chiamato trottola proprio per la sua forma, perché può ruotare come una trottola. Hai visto? Ruota come una trottola. Forse fra le quattro tipologie il più versatile. Questo qua tutti lo, perché è un peperone di polpa molto spessa, molto dura, e viene usato per sia il forno che fare gli agrodolci, la conservazione. Per fare la conservazione è eccezionale. E poi cotto al forno, una caratteristica molto importante è che si pela, mentre il quadrato non si pela perché la pelle è sottilissima, questo si pela. Diciamo che questo è il più venduto, il più ricercato. Ultimo e non ultimo, il corno è presidio slow food, quindi è un peperone che negli anni, diciamo negli anni, fino agli anni 70 veniva molto coltivato perché l'industria lo trasformava. Poi c'è stato un declino totale, cioè l'industria non si forniva sui nostri mercati, faceva arrivare il peperone dalle altre parti e non usava più il nostro peperone, quindi è andato scomparendo. Fine anni 90 con slow food abbiamo cercato di nuovo di portarlo in auge, perché è un peperone che ha delle caratteristiche incredibili, perché cotto al forno si pela, è buonissimo, quindi adesso viene usato solo più come consumo fresco e quindi è diventato presidio slow food per riuscire a valorizzarlo, a riportarlo in auge. E infatti adesso è un peperone che va per la maggiore. Visto che questo è un prodotto super naturale, fa molto bene, lo ricordiamolo. Certo, ha più vitamina C delle arance. Cosa vuol dire essere produttori di peperoni, insomma, ecco, in questi anni? Vuol dire dare la massima attenzione per la salubrità del prodotto. Quindi il consumatore va alla ricerca del prodotto sano e genuino. E allora noi la ringraziamo, proseguiamo il grazie nostro a viaggio, voi e io ricerca. Ricercate il quadrato allungato. Andiamo a cercare il quadrato allungato, grazie. Questo è il famoso quadrato allungato, ve lo faccio vedere, lo abbiamo trovato, eccolo qua il quadrato allungato, siamo andati, come si chiama? Una volta lo chiamavano Braghese. Cosa significa Braghese? Non lo chiamavano così, proprio è perché è più lungo e lo chiamavano così, ma anni indietro. Eccolo qua, trovato. Trovato. Proprio dove tutto è cominciato, qua nel centro storico di Carmagnola, termina il nostro viaggio. Io non vedo l'ora di ritrovarvi per la prossima tappa di questo giro tra le bellezze del Piemonte. Grazie per averci seguito. Non vedo l'ora di ritrovarvi.